In questi giorni sono morti due personaggi che nel bene o più che altro nel male hanno fatto la storia. Sono morti infatti Totò Riina e Charles Manson, più che altro nel male hanno fatto la storia d'Italia, degli Stati Uniti e della cultura mondiale. E si sono trascinati molti misteri nella tomba e soprattutto si sono trascinati nella tomba molte persone. Purtroppo nella storia dell'umanità ci sono dei personaggi buoni, dei personaggi irrilevanti e dei personaggi malvagi. Loro due, per una ragione o un'altra, hanno deciso di essere dei personaggi malvagi. Che cosa possiamo dire? Studiare questi fenomeni ci aiuterà forse a comprendere le società dalle quali sono sorti Totò Riina e Charles Manson, l'epoca nella quale hanno vissuto e le culture dalle quali sono sorti o le sottoculture, i misteri che hanno lasciato dietro con la loro morte, soprattutto Totò Riina, che non ha mai voluto parlare di chi sono stati i suoi mandanti, e le oscure profondità del male dalle quali si è ispirato Charles Manson, oscure profondità psicologiche e psichiatriche, ancora ci tormentano e ci inquietano e ci continueranno con il loro carico di incubo a perseguitare nei tempi a venire. Queste sono le tristi eredità di Charles Manson e di Totò Riina. Con questa brevissima considerazione estemporanea e fuori casa vi saluta il vostro Sant'Enchan e alla prossima. Appunto, ricordandovi che si sono spenti due mostri, Charles Manson e Totò Riina, assieme ad altri. Bisognerebbe fare un tutorial e che porteranno dei segreti nella, hanno già portato dei segreti nella tomba e delle persone per sempre. Tanti saluti dal vostro Sant'Enchan e alla prossima. Questo è stato proprio una pigliola, è da molto che non giro un video. Ciao ciao.